In una nota inviata all'assessore regionale della salute Baldo Gucciardi, alla commissione sanità Larsi ai vertici della Spesetta di Ragusa, la CGIL denuncia il modo di procedere definito illegittimo perché non previsto da alcuna normativa della stessa ASP in riferimento alle nomine dei dirigenti per la copertura dei posti. Si contestano in particolare le procedure attuate dal direttore generale Maurizio Aricò per le nomine e si chiede all'assessorato regionale e alla commissione sanità Larsi di intervenire e quindi nello specifico per revocare gli incarichi in questione, per far rispettare le corrette procedure per le nomine e ancora per sbloccare i concorsi, le strutture complesse dei servizi privi di direttore e necessari per una migliore assistenza sanitaria. E si porta l'esempio dell'affidamento ad una sola persona, in questo caso il primario di nefrologia e dialisi di Modica Scicli Ragusa, di ben 5 reparti tra Modica, Vittoria e Scicli. È possibile, si chiedono dalla CGL, affidare tutti questi incarichi ad una sola persona ed è una politica sana e corretta? E ci si chiede ancora quanto durerà la provvisorietà di questi incarichi. Tutto questo concludono dalla CGL mentre aumenta il malcontento nei confronti della direzione generale per decisioni e incarichi che non tengono conto delle leggi e delle procedure previste verso coloro che hanno invece i requisiti per assumere ogni tipo di incarico.